Nonostante questa sala non sia il massimo di raggibilità della Torienza, abbiamo provato a cercare soluzioni migliori, ma ahimè non ci siamo riusciti. Due parole di introduzione, come circolo con Roti, perché ormai ci conosciamo abbastanza, lascio una presentazione formale, del resto all'ingresso abbiamo così qualche un po' di materiale di presentazione e soprattutto gli inviti per i prossimi appuntamenti. Allora, qualche considerazione che ci introduce al tema stasera. La sceneggiata paga, titolava l'Huffington Post, Alessandro De Angelis, lunedì scorso, nel commentare gli ultimi sondaggi elettorali, quello della Ghislaine, ovviamente si è vicino spesso c'è chiappa. Sondaggi che vedrebbero premiati i partiti al governo nel loro rincorrersi a soldi battute, di tweet, di polemiche che durano lo spazio di una diretta televisiva. E neanche quello poi. Chi la spara più grossa va avanti. Vengono trattati così i rapporti con la Cina, potenza continentale che bussa prepotentemente alle porte di casa, e siamo solo all'inizio. La questione dei migranti, dove l'approdo di poche decine di delitti, in gran parte donne e bambini, sarebbe una questione di sicurezza nazionale, presentata così. La politica economica, con le sue scadenze pesanti e incombenti. Il problema è prendere voti anche a costo di prendersi gioco del buon senso e della memoria collettiva. Memoria collettiva. Facciamo qualche un piccolo esperimento. Chi ricorda che appena novembre, 5 mesi fa, poco più, poco meno, il Presidente del Consiglio commentava a trionfare come una svolta storica l'incontro di Palermo in cui aveva stretto la mano al generale Haftar, quello che oggi è all'attacco alla periferia di Tripoli. Quella stretta di mano veniva celebrata come un capolavoro della diplomazia, e poi vediamo che questo altro giorno, rassegnato e dimesso, lo stesso personaggio, invocare la pace come se non dipendesse anche da lui. Chi ricorda che meno di 2 anni fa, il giovane Di Maio, non ancora vice premier, sulle scie di inchieste della magistratura, attaccava frontalmente le ONG che sottolevano i migranti definendo le taxi del mare, aprendo così la campagna che ha portato all'abbandono del presidio mediterraneo, lasciando i migranti affogare, non sappiamo quanti, non sappiamo dove, non sappiamo come. Quello stesso vicepresidente che oggi attacca il gemello leghista perché se la farebbe con chi lega l'olocausto e le camere a gas. Farisei secondo qui imbiancati, non è da dire, ma lasciamo che i morti si capiscono i morti. Chi a sinistra ricorda che appena 2 anni fa, ancora 2 anni fa, il ministro dell'interno del governo Gentiloni apriva alle trattative sovvenzionate con i clan libici, spianando la strada all'attuale ministro dell'interno, che di quella politica oggi si gode e raccoglie i frutti, aggiungendo di del suo il tratto del bullo, truce e ciotolone. L'esercizio della memoria può essere imbarazzante anche a corto raggio, e può essere ancora di più se proiettato su tempi più lunghi. E non a caso oggi la storia non gode di grande fortuna nelle politiche scolastiche di questo governo, non nel primo, non solo l'ultimo, ma vediamo in particolare oggi come questo governo affronta e merita la storia in secondo piano. Ecco, nel dopo nell'esercizio della memoria ci prodighiamo in questo contesto, sappiamo di muoverci spesso controcorrente, siamo per una ricostruzione scientifica e rigorosa del passato, non solo per atteggiamento intellettuale, per atto doveroso, ma come contributo militante allo sviluppo della coscienza di classe, di quella classe nel cui interesse abbiamo la pretesa e non dobbiamo illuderci di lavorare. Quella classe dei salariati che oggi raggiunge nel mondo il livello assoluto di 2 miliardi, altro che scomparsa della classe operaia, si potrebbe dire. Il ritmo del mutamento degli ultimi anni è quello che vede 2-3 Inghilterre, dal punto di vista demografico dei tempi di Marx, lasciare le campagne del pianeta e raggiungere le metropoli in Asia, in Africa, in America Latina. Di fronte a questa trasformazione epocale, visibili appaiono le paure di strati sociali saturni e invecchiati, che vedono nella minaccia ai propri patrimoni e ai propri striminziti privilegi una questione vitale, la vita di chi non ha più nulla da chiedere e da dare alla vita. Dalla rivisitazione della storia sappiamo che le paure, l'ostilità verso l'altro, l'altro per religione, per lingua, per nazione, è una prerogativa delle epoche di grande trasformazione sociale.
di grande incertezza e il ribaltamento degli equilibri consolidati. È il diffondersi di legati paure che non avviene ai margini della società, ma ai vertici dello sviluppo e della civiltà del capitale. Avviene fra strati sociali intermedi, ma in pensione della nostra classe, quando questa non è organizzata e non ha una visione dell'epoca, non ha una avanguardia marxista, diciamo noi, alla sud-est. Non voglio anticipare niente dei temi della relazione che Andrea ci ha preparato oggi, ma senza che ci fossimo messi d'accordo, di questo, proprio di questo oggi in definitiva si parla. Delle paure e dei travagli politico-ideologici del Livorno di Lumi, la Livorno erede delle Livornine Granducali, quella Livorno che in pieno sviluppo capitalistico tra 700 e 800 conosce le gioie e i tormenti del tempesto del mercato mondiale. La parola, prima di dare la parola ad Andrea, un invito rivolto a tutti voi per la manifestazione internazionalista del 1° maggio, la manifestazione che mi sia consentito, lotta comunista terrà la mattina di fra due settimane, la mattina del 1° maggio alla Bottonetta, insieme a decine di manifestazioni consimili in tutta Italia e in alcune città europee. Il Centro Bonalotti, organizzazione di studi e di battaglie militanti, dà così il proprio sostegno alla lotta per riaprire una prospettiva internazionalista per la classe operaia di questo continente. Come Centro Bonalotti appoggiamo in pieno la lotta contro i veleni della paura, del nazionalismo, della xenofobia, del razzismo, per un mondo più giusto e più umano. Chiediamo a tutti, soprattutto a chi non è d'accordo con noi, dopo il soldato che una parte di voi, forse la maggioranza, non sia d'accordo con noi, proprio chi non è d'accordo a venire a conoscerci, cioè non aver paura, a frequentare, diciamo, questa filone di pensiero per le prospettive che apre anche a chi crede di conoscerlo. Invitare a conoscerci meglio, a partecipare, magari dare una mano per proprio contributo a questo lavoro che abbiamo cominciato a svolgere quest'anno e proseguiremo negli anni venturi. Vi ringrazio. La parola ad Andrea, come tutti gli insigni, non è insigni studiosi che abbiamo invitato per gli addetti lavori, non è tutt'altro che uno sconosciuto. Per chi non lo conoscesse, abbiamo preparato un breve profilo biografico, breve curriculum e una succinta bibliografia tra le tante dei lavori che Andrea svolge nella sua carriera accademica e di studioso. E vorrei tirarlo all'uscita. Mi piace soltanto segnalarvi, per chi ama la storia di Livorno, per chi è appassionato alla storia di questa città, L'ultima fatica, da poche settimane in libreria, un libro si intitola Facchinerie, immigrati bergamaschi, valtellinesi, svizzeri nel porto di Livorno 1602-1847, pubblicato da ETS. Ho la fortuna di avere un pezzo accessibile, ho finito di leggere stanotte, vi assicuro che il libro è meraviglioso, ripercorre la vicenda di 2 secoli e mezzo dei fattini livornesi, segmento quindi del proletariato, con certi privilegi, una storia tutta particolare, e lo ripercorre proprio nell'ottica di vedere i problemi di integrazione di un settore di forza lavoro immigrata, e lo ripercorre sia nel senso di vedere i problemi che nascono a Livorno, e sia i problemi che questi lavoratori lasciano nelle comunità di origine su nell'Alta Italia, considerato che, insomma, tutti voi lo sappiano, tutti, e per tradizione i facchini livornesi, i facchini in generale del porto, che già avrete visto nel 600, e sostanzialmente da 600 in poi, vengono reclutati per quelle popolazioni, per motivi che scoprirete leggendo il libro. Vi invito tutti quanti, quindi, se siete interessati, spero che Andrea possa tornare presto in buona a presentarcelo come si deve. E lui proprio la pena di quello fra i tanti che ha fatto, e lui proprio la pena di conoscere. Vai Andrea, grazie. Grazie. Io normalmente vado in piedi, si sente anche da fondo? Senza microfono, ci vuole il microfono? Non si sente. È che poi, dunque, si accende da qua. Ora mi si sente? Sì. Molto meglio? Allora io ringrazio intanto l'Associazione Buonanotte Giovanni che ha organizzato questo appuntamento. Sono commosso dalla partecipazione così folta. E ho preparato una, un,
una conferenza su un episodio di storia nostra, di storia livornese, che non tradisce del tutto il proposito che era stato poi espresso poi nelle locandine, che si parlava di crisi economico-sociale nel 700, perché poi alla fine, parlando di questo, addirittura anche in seconda fila. No, non è più benissimo. Allora, perché poi attraverso questo episodio, che è un episodio di sforzo per l'emancipazione di una minoranza e che non è stato poi, almeno sul momento, coronato con fine, perché la maggioranza si è organizzata per tenere ed escludere la minoranza ebraica, diciamo, dalla vita pubblica, ecco. Attraverso questo episodio è possibile gettare un occhio sulla Livorno, la Toscana di fine Settecento, sulle sue contraddizioni, sulle tensioni sociali che l'attraversano, legate principalmente allo sforzo di modernizzazione della società e dell'economia che era stato promosso dalla politica riformatrice del Granduca Lorenese Pietro Leopoldo. Allora, siccome c'è da parlare, le cose da dire sono abbastanza, mi avvio subito a entrare nel merito delle questioni, cercando di fare un po' il quadro di questa questione, è un po' il frutto di una ricerca recente, quindi non tutti gli aspetti sono, li ho consolidati, diciamo così, nella coscienza, e anche la conferenza l'ho organizzata in tempi rapidissimi. Dunque, il teatro degli ebrei. Qual è il teatro? Beh, naturalmente il teatro all'epoca più famoso, quello che tutti voi conoscete, anche se non esiste più da decine e decine di anni, il Teatro degli Avvalorati, che si chiama così dal 1790. In realtà questo teatro esisteva da 8 anni quando assunse questo nome, e vedremo come mai cambiò denominazione. Scusate. Faccio io. Allora, naturalmente sappiamo, la storia del Teatro degli Avvalorati è stata raccontata infinite volte. È stata raccontata infinite volte, ma si è sempre trascurato di andare a vedere che cosa c'era dietro a questa novità, a questo nuovo teatro che sorgeva per volontà di la classe dirigente cittadina, e per il fatto che il vecchio teatro di San Sebastiano non rispondeva più alle esigenze di una città che nel corso del tempo era cresciuta demograficamente in maniera notevole. Negli anni 80 del Settecento Livorno si avvicina ai 50.000 abitanti, è una città importante, è una città grande, è una città che siamo abituati a raccontare, no? Come la città cosmopolita, la città tollerante, per le circostanze piuttosto eccezionali che ne presiedettero la nascita, cioè le famosissime leggi di Bernini, che voi tutti immagino conosciate, cioè questa concessione di privilegi da parte dei Medici, prima Cosimo e poi Ferdinando I, poi Francesco e poi Ferdinando I, che ebbero l'effetto di incoraggiare il popolamento di una città che prima non esisteva, richiamando popolazioni da ogni angolo della terra, ma principalmente la minoranza
minoranza ebraica che in quel frangente, alla fine del Cinquecento, era oggetto di violentissime persecuzioni, soprattutto nella penisola iberica. Ne è nata una città multinazionale, meglio dire che piuttosto che cosmopolita, con una presenza di, con una vocazione naturalmente mercantile e marittima, che ha un profilo sociologico molto diverso dal resto della Toscana, anzi si fa fatica a pensare che sia una città toscana, una città internazionale, ed è una città che stupiva nel Settecento i viaggiatori che vi arrivavano già allora, e già allora nasce questo mito della città tollerante. Io in altre occasioni ho insistito su questo punto, ritengo che il mito della città tollerante ci impedisce di vedere in realtà come, qual è la dinamica sociale cittadina, perché poi in realtà non è vero che ci si voleva tutti bene. Tra le diverse nazioni che componevano la città c'era rivalità, ostilità, e la convivenza era resa possibile dalla sorveglianza del potere politico, del Granduca, che faceva in modo che i conflitti sociali che eventualmente insorgevano non trascendessero. Però questo mito della città tollerante è stato talmente così, ci ha ipnotizzato lo sguardo al punto da impedirci di considerare invece la complessità dello sviluppo sociale, economico, cittadino, e di considerare soprattutto la conflittualità che attraversava la città. Sempre a proposito del teatro, faccio un esempio che a me mi pare illuminante. Questo sono passi che ho tratto da un libro di diverse decine di anni fa che ripercorre tutta la storia del teatro a Livorno. E anche nella storia del teatro, il mito della città tollerante è un'ipoteca pesante. Si legge, la città era interamente composta di uomini nuovi, spesso di origine umili, vero? Che attraverso l'operosità e l'ingegno erano riusciti a conquistarsi una migliore qualità di vita, ma non erano per questo meno istruiti. Questo non è che fossimo un beneficio di te. Vivevano in una città singolarmente libera in cui tutte le razze e le religioni convivevano con uguali diritti e con un vivace scambio di idee. E qui non erano proprio uguali diritti, ognuno aveva i suoi diritti, ogni comunità aveva le sue leggi. La censura era tollerante e quindi fiorivano le attività editoriali, di cui la traduzione italiana dell'enciclopedia di Diderot e D'Alembert, pietra miliare dell'editoria europea, è uno degli esempi più significativi e pregiati, certo. Livorno era anche la città natale di ottimi letterati, quali Calzabigi, che insieme a Gluck si adoperò per la riforma dell'opera seria, come sanno gli appassionati d'opera, e De Camerra, quel pazzo del De Camerra, il librettista che propose all'interno del concetto aristotelico di unità di tempo e luogo l'uso di reali situazioni storiche come base di libretti d'opera. Questa visione così idilliaca continua quando l'autore passa a raccontare la nascita del nuovo teatro. Ci sono delle imprecisioni che non sono molto importanti. L'imminente pericolo che il teatro passasse al Campigli, il Campigli lo vedremo dopo chi è, fu sventato dalla morte inaspettata dei bicchierai, e anche i bicchierai lo vedremo dopo chi è. In realtà non andò così. In seguito a questo avvenimento, il ricco cittadino Nicola Giovanni Bertolli, dichiarandosi motivato dal sentimento che il teatro doveva essere dello zero del livornese soccorso, potendo incoraggiato, propose il suo acquisto da parte di un gruppo di cittadini. Anche questo passaggio
sbagliato. La proposta fu ben accolta e subito si trovarono 33 membri benestanti della comunità disposti a comprare ciascuno un'azione del teatro, mentre una 34esima parte fu riservata agli eredi liberali. In autoproprietà assunse il nome dell'Accademia che esisteva da antico tempo nel vecchio teatro di Livorno, cioè quello degli Avvalorati. Esisteva in effetti un'Accademia nel 600 che si chiamava così, e immediatamente si misero sotto la protettiva del governo, dal quale sperarono di essere sostenuti i soccorsi. Il soccorso, almeno in contanti, non arrivò mai. Fu una maestà apostolica, in data del 9 agosto 1790, si aiutò a accordare sulla regia protezione. Il teatro fu ribattezzato grande cerimonia, e finisce. Interessante leggere l'elenco di quei primi accademici, giusto, interessante, guardiamo come si rispecchia la società livornese nell'elenco degli accademici. Sono tutti maggioretti della città, non li conosco tutti, ma molti sì, il marchese Filippo Bert, che in realtà è mercante, si è nobilitato con l'acquisto di un feudo, ma appartiene a una famiglia francese che si è stabilita a Livorno all'incirca la metà del 600, molto ricco. Francesco Sproni, più stato un falloniere, appartiene a una famiglia che è a Livorno dalla fine del 500, più o meno, di origine fiamminga probabilmente. Domenico Bartolucci, altro grande negoziante, aveva grandi affari soprattutto nel sud. Giorgio Parenti, non so chi sia, cavaliere Domenico Matteo, cavaliere Stefaniano. Dupuy, francese, mercante francese, Villiers, grande banchiere ginevrino, appartiene alla famiglia di banchieri di Villiers, Coccolini per la verità è pisano, Sebastiano Lorenzi, famiglia di origine francese, Teofilo Dutremont, altro negoziante francese, Filippo Nardi, non saprei, Terfil, il console danese, il console di Ragusa Branca, il console di Russia Calamai, Paolo Ricci, grande negoziante, Host, hamburghese, Pasteur, ginevrino, Michon, non mi ricordo dove erano originari Michon, Svizzero, anche e poi Bertolli, l'uomo più ricco di Livorno. Cosa vuol dire? Giovanni, è una spiegazione, si chiamava Giovanni e Nicola Bertolli, all'inizio conosciuto da tutti come il Bertolla, personaggio importantissimo. E poi, vabbè, l'avvocato Michon, che era il braccio destro di Bert, e così via, Prini. Va bene, abbiamo capito. I maggiorenti. Questi maggiorenti, però, come viene commentata questa lista? Come si vede? Solo due titoli nobiliari, beh, in realtà se uno va a vedere, che avevano la patente di nobiltà erano in paese, acquistando dal Granduca un feudo, l'altro un conte, che non saprei chi sia, il pagano. Corsi. Compaiono, Corso. Corsini. Conte Corsini. No, ma il conte Corsini non so perché è entrato lì, perché nella lista non c'è, e in effetti non c'era. Corsini possiamo considerare una grande famiglia nobile fiorentina. Della nobiltà fiorentina che ha origini mercantili ma che ha avuto due papi. Quindi comunque non c'è. Sì, l'autore scrive, compaiono nella lista tanti nomi stranieri, francesi, olandesi, tedeschi, un membro della comunità ebraica, Sussima. Allora, e uno rimane. Non mi sono soffermato su Sussima. Certo, sì, ma si chiama Teodosio. Avete mai sentito un ebreo che si chiama Teodosio? No, perché Teodosio Sussima era un grande mercante greco, come era un mercante greco Alessandro Patrino. Però l'autore sente il bisogno di includere gli ebrei in questa lista dei maggiorenti. Addio. Ma e quindi Sossima deve essere ebreo e dice sorprendente trovare un ebreo nell'Accademia quando nelle altre città gli ebrei erano confinati nei ghetti, è vero, Livorno aveva questa
questa particolarità, una città senza, senza ghetto, e non potevano tenere palchi nei pubblici teatri. Ma qui si arriva al, al romanzo di Appendice, di quelli commoventi, lacrimevoli, perché figura altresì un trovatello, secondo l'autore, tra gli accademici, figlio di ignoti, forse abbandonato nella ruota di qualche convento da genitori troppo poveri per mantenerlo, ma adesso cittadino tanto importante da potersi ritenere socialmente alla pari del conte Corsini e del marchese Bert. E questa era la biografia di una città unica in Europa, per la sua natura libera e cosmopolita, che ispirava anche questo cittadino adottivi una singolare realtà e un forte senso di appartenenza a una comunità che tanta prosperità aveva dato loro. Vabbè, il travotello è quello lì, che si chiama Giacomo Nascio, né NM, che non vuol dire figlio di nessuno, vuol dire semplicemente che tiene l'azione di proprietà dell'Accademia per conto di qualcuno che non può figurare, che normalmente è o un minore o una donna. In realtà Giacomo Nascio aveva quattrini appalate e non era il figlio di un trovatello, era il figlio di suo padre Nascio. La famiglia Nascio abitava a Livorno dalla fine del 600 e si era stabilita a Livorno per curare gli affari di una grande casa mercantile genovese che erano il Durazzo. Quindi avevano soldi a palate. Tra l'altro Giacomo Nascio era proprietario della più grande agenzia di assicurazioni marittime della città e da qui a qualche anno sarebbe diventato il direttore della prima grande compagnia per azioni di assicurazione marittima. Però è meraviglioso come il mito della città tollerante possa far prendere un abbaglio del genere, pensare che un trovatello, ammettiamo che esista, che un trovatello possa fare soldi, e a Livorno ci sono storie di arricchimenti strepitosi, lo vedremo dopo quando parleremo del Bertolla, che non si capisce come abbiano fatto ad arricchirsi in questa maniera. Però quando uno si arricchisce non è che si leva in giro esibendo come titolo onorifico il fatto di essere stato abbandonato alla ruota. Cerca piuttosto di comprarsi un titolo, come avrà fatto il marchese Bert, che non era marchese, però ci tenete. Quindi è abbastanza sorprendente che... Questo però, solo per farvi capire come può essere deformante, il mito della città tollerante. Però torniamo al teatro. Il teatro nuovo, che diventerà degli avvalorati, è solo il secondo edificio che è stato costruito con questo scopo a Livorno, prima di quelli importanti, poi c'erano anche dei teatrini, nei magazzini, insomma. Il primo teatro si trovava dalle parti della chiesa di San Sebastiano. Fu costruito alla metà del 600 e dovette, tutta la sua vita teatrale, soprattutto alla protezione del gran principe Ferdinando de' Medici, che era il primogenito di Cosimo III ed era il punto di riferimento, di tutti gli ambienti culturali artistici di tendenza libertina che si opponevano un po' al bigottismo del padre. Sul teatro di San Sebastiano abbiamo qui, e è uscito adesso un libro di Michele Montanelli, Clara Enrico, che ha ricostruito tutte le vicende precedenti alla storia che vi racconto oggi. Questo teatro però negli anni 70 del Settecento era diventato troppo piccolo e si cominciò a pensare a come dotare la città di un
teatro più grande, che avesse un altro ordine di palchi, questo mi pare ne aveva tre, il teatro nuovo, si voleva un teatro con quattro ordini di palchi. Era così? Era 4 o 5, Michele, come erano? Quello vecchio era 3. 3, era sempre giusto. Un problema di spazi, perché quello non poteva essere. Non poteva essere ampliato, sì, ma poi era una gestione piuttosto complicata. Allora i palchettisti e il proprietario dell'epoca, che era questo Pier Gaetano Picchierai, chiesero il permesso di costruirne uno nuovo, cioè quello che diventerà il teatro di Capodrazzi, che da principio viene chiamato il teatro dagli Armeni, perché sorge accanto alla chiesa degli Armeni. Teatro appunto più grande. Come venivano gestiti gli altri all'epoca dal punto di vista economico? Questo è importante saperlo. Ci sono due possibilità, diciamo, in Toscana. Quella classica, che è normalmente la più comune nelle città toscane, dove è presente un'aristocrazia, dove c'è l'esigenza di esibire il proprio status, perché noi bisogna anche pensare che il teatro non è soltanto una forma d'arte, è anche un rito sociale. Potersi far vedere affacciato a un banchetto del secondo ordine significava avere una certa posizione, una posizione invidiabile, e quindi la geografia dei palchi rispecchiava in qualche modo la geografia sociale della città. I palchi, allora, dicevo, due modi per gestire economicamente il teatro. C'era il modo più dell'associazione, cioè la formazione di un'accademia a cui si accedeva normalmente sulla base di un criterio di status, cioè l'appartenenza all'oligarchia cittadina, alla nobiltà, e anche a un criterio di scienza. Bisognava essere nobili, ma anche facoltosi per potersi permettere un posto all'Accademia. E l'Accademia era normalmente proprietaria del palcoscenico, degli annessi, di una buona parte dei palchi, ma non di tutti, perché la maggior parte dei palchi venivano venduti e quindi erano di proprietà privata delle famiglie. Questo era il sistema comune a Firenze, al Teatro della Perdola, al Teatro del Cocomero. La nobiltà fiorentina si riuniva per sostenere le spese, formando un'accademia, e aveva fondamentalmente due erano le entrate più importanti, non solo il biglietto, l'affitto di una parte dei palchi, che serviva normalmente di dotazione all'impresario per poi pagare le compagnie. E poi c'era il grande affare, finché fu possibile sfruttarlo, che il gioco d'azzardo nel ridotto. Si giocava a man bassa, c'era un appaltatore del gioco che teneva il banco, un casino. Poi con Pietro Leopoldo il gioco d'azzardo non fu più possibile tenerlo, e quindi anche dal punto di vista economico la gestione dei teatri si fece più problematica. Questo era il sistema classico a Firenze, a Siena, dove c'era una classe dirigente che aveva anche un'esigenza di esibire la propria posizione politica. Livorno no. Livorno è una città strana, no? Ci sono le nazioni, e il teatro era sempre stato aveva goduto della protezione, del caduto, ma era sempre stata di proprietà privata, normalmente di un proprietario, da ultimo di questo proprietario che si chiamava Pietro Gaetano Bicchierai. E poi c'erano i proprietari dei parchi, che erano molti,
e c'erano parchi da dare in affitto, come, ma non c'era un'accademia. Allora, chi era questo Piero Bicchierai? Questo Piero Bicchierai è un personaggio interessante ma non troppo conosciuto. Non saprei dire esattamente come avesse fatto i soldi, ma era ricco, aveva grandi proprietà immobiliari, è famoso soprattutto perché fu tra i promotori della già ricordata edizione dell'Enciclopedia che fu stampata a Livorno. Fu lui uno del gruppetto che si riesce a fare per questa edizione importante, quindi aderiva, diciamo, alla cultura illuminista, era un uomo di lumi ed era un appassionato di teatro, un dilettante. Quando Pietro Leopoldo diventa Granduca di Toscana, lui pensa di dedicargli due tragedie, che non sono capolavori dell'arte, intendiamoci. Io non sono buon giudice, la Virginia e la Cleone. Sono due tragedie dedicate a Pietro Leopoldo. Più interessanti però delle due tragedie in questo volume sono una cinquantina di pagine di introduzione alle tragedie, perché in queste 50 pagine il Bicchierai distende un piano organico, dettagliatissimo, di riforma della politica teatrale in Toscana. Sapete che il teatro era sempre stato oggetto di discussioni, no? Perché si diceva che il teatro corrompeva i costumi, e invece al tempo dei Lumi se ne voleva fare uno strumento di educazione del popolo. Era deplorevole che sui palcoscenici ci fossero guizzi che assecondavano tutte le peggiori inclinazioni del popolo pur di tirare sulla paghetta. Bisognava che il teatro avesse una finalità educativa. Del resto, anche la riforma della commedia di Goldoni, la commedia di carattere, rispondeva a questa esigenza pressante. Però non bastava soltanto cambiare quello che accadeva sulle scene, bisognava moralizzare gli spettatori, bisognava moralizzare la gente di teatro, perché si sa, la gente di teatro è corrotta e corrompe tutti coloro con cui si, ma che adesso non tanti anni fa, solo degli ultimi decenni, l'idea che fare l'attore e fare l'attrice sia una posizione molto filiale. Normalmente la gente di teatro sarebbe stata considerata gentaccia. E poi bisognava fare in modo che nell'oscurità dei palchetti non succedessero delle cose un po' troppo sconvenienti, insomma bisognava vigilare. Pietro Leopoldo sposò, diciamo, queste vedute politiche, non subito, ma almeno negli anni Ottanta, fece tutta una serie di riforme che contemplavano, per esempio, che non ci potesse essere più di un grande teatro nelle grandi città. E le grandi città dovevano essere Firenze, Livorno, Pisa, Siena, forse, non ricordo, se ti studio. In campagna niente teatro, tutti i teatri furono chiusi da autorità, perché il teatro corrompe i contadini, la gente semplice non deve andare al teatro. I cartelloni devono essere rigorosamente regolamentati, tenendo conto anche degli obblighi religiosi, e quindi normalmente si fa l'opera buffa, il carnevale, la tragedia, l'opera seria in autunno, ma insomma, poche deroghe sul cartellone dei teatri. E poi si deve tenere sott'occhio tutta la gente di teatro. Intanto le compagnie estere non devono circolare per la Toscana, sono autorizzate solo i francesi, perché il teatro francese piace all'élite.
il teatro recitato in francese, ma napoletani, lombardi, tutte queste compagnie estere, tutta gente che ne era la larga, perché procurano sempre guai. I giovani in città impazziscono per le ballerine, i padri si strappano i capelli. Allora, beh, tenerli lontani dai palcoscenici toscani. Si fa eccezione, a Livorno si decide di poter chiudere un occhio, va. A Livorno, siccome ci sono tanti stranieri, qualche straniero si può tollerare, ma insomma una riforma che fu sentita come una riforma moralizzatrice piuttosto pesante dai toscani. E quindi si richiese anche per il teatro, del nuovo teatro, regolamento molto rigoroso, turni di ispezione, non vi dilungo su questo, basta tenere presente. E si arrivò finalmente all'inaugurazione nel 1782, il bicchierai e l'impresario, che allora mi sembrava si chiamasse Bentivoglio, mi sembra fosse un bolognese. Insomma, pensarono di mettere in scena un'opera seria che era una certezza, un successo consolidato di Metastasio, l'Adriano in Siria, uno dei più virtuosi imperatori che la storia romana ricordi. Però stavolta incaricando, non con la partitura musicale tradizionale, ma incaricando un giovane compositore che era un giovane talento che diventerà molto famoso, Luigi Cherubini, che qui lo vediamo vecchio, al tempo del suo magistero musicale a Parigi, quando era un po' famoso, ma all'epoca nell'82 era un ragazzino, era un ventenne. Non imparo, ecco. Allora, sono 5 alle 6. Bisogna che ti accendi perché sono capace di tenermi qui. Fammi saltare a cena, non lo vuole essere. No, mi sono un po' dilungato sulla questione del mito della città tollerante, perché penso che sia un aspetto su cui bisogna insistere, perché spiega anche tante cose. Non è un mito nato negli ultimi tempi, è un mito che fu costruito già all'epoca, che è un'epoca, intendiamo, è un'epoca che ha contrassegnato da forti contrasti, ma anche un'epoca ottimista per tanti aspetti. Secondo me ha rappresentato al meglio il pallone volante. Il pallone volante dava l'idea che il mondo stava cambiando in maniera radicale. Siamo nel 1785, 4 anni dalla Rivoluzione francese. Da un anno si sente che l'uomo si alza da terra come gli uccelli, e anche a Livorno
I livornesi impazziscono come capiscono qual è il segreto, come conoscono il segreto del pallone volante, dalla città cominciano a levarsi palloni ovunque, senza aeronauti. Ma insomma questi palloni giravano ovunque, finché il governatore gli disse, dimmi, datemi una regolata, perché tutti questi palloni vanno in giro con il fuoco, cadono, sono all'origine di incendi, sono pericolosi. Però il pallone volante è un emblema significativo. Pensate che 2 anni prima si è concluso il Trattato di Versailles, che ha visto la nascita degli Stati Uniti d'America, la rivoluzione americana, grandi aspettative. Si saprà poi dopo che Pietro Leopoldo aveva pensato alla possibilità di una costituzione per la Toscana. Quindi sono anni di grandi attese. Si pensa che il mondo stia cambiando, c'è una grande fiducia nella capacità della società di evolvere in modo positivo. Allora, per entrare dentro agli umori della città, mi sembra che una guida interessante sia questo misterioso autore che ci ha lasciato, oltre a questo libretto, sulle riflessioni sull'utilità dei viaggi, anche 2 commediole in cui lui si confronta con le tensioni che attraversano la città. Questo libricino, è la prima cosa, non sappiamo chi sia, è impossibile capire chi sia François Carrière, con tutti gli sforzi, è uno dei tanti intellettuali clandestini, diremmo noi oggi l'underground letterario, ce n'era tanti in quel periodo, giovani che pensavano di poter fare carriera nelle lettere, volevano essere tutti come Voltaire, il grande illuminista che si era fatto le ossa da giovane, era diventato il papa dell'illuminismo, una star, semplicemente perché senza avere grandi protezioni politiche, ma potendo contare sul favore del pubblico, perché nel frattempo un altro motivo di grande fiducia nel futuro. E questo Carrière non si sa chi è. Questo è un libro, un libricino di apologetico, dall'introduzione veniamo a sapere che lui si trovava a Torino ed era finito poi senza nemmeno progettarlo a Livorno. Perché? Perché a Torino erano arrivati i re di Napoli, Ferdinando IV e Maria Carolina, i quali nel 1785 erano in viaggio, diciamo, ufficiale per tutta l'Italia del Nord. Erano arrivati con la flotta a Livorno, grandi festeggiamenti, poi erano andati a Firenze, a Lucca, a Genova, poi erano arrivati a Torino e dovunque loro passavano erano una gran festa, un carnevale continuo. E questo giovane si è aggregato alla comitiva reale, no? Perché si festeggiava continuamente, dove andavi alla festa, dove andavi in teatro, dove andavi balli, musica, suono. E questo mi vicino, in questa sua carriera, fa un'apologia del dispotismo illuminato, delle politiche di dispotismo illuminato. Fa una dichiarazione chiaramente di voltairianesimo. E anche lui è convinto che l'unione del trono e della sapienza dei filosofi sarà la chiave per migliorare il mondo, per emanciparlo da secoli di superstizione, di oscurantismo clericale. Lui è convinto e in questa riflessione sull'utilità dei viaggi fa l'apologia di tutti i monarchi illuminati dell'epoca, Federico di Prussia, Caterina di Russia, Giuseppe II, naturalmente Ferdinando di Napoli, anche lui un po' abusivamente l'ha fatto rientrare in questa categoria, e naturalmente il più
il migliore di tutti, il Granduca di Toscana, che aveva fatto delle riforme straordinarie. E qui racconta tutte le riforme che aveva fatto Pietro Leopoldo, a cominciare dalle riforme del diritto penale, seguendo le ispirazioni di Cesare Beccaria. Non è ancora stata promulgata la riforma vera e propria, che contempla anche l'abolizione della pena di morte e della tortura, ma è questione di un anno. Si sa che Pietro Leopoldo si sta muovendo in quella direzione. E poi dice: delle realizzazioni del grande Pietro Leopoldo, dice, il brillante, senza macchia, la realizzazione più straordinaria è la città di Livorno, perché Livorno è la realizzazione di quello che tutti gli illuministi hanno pensato, che il commercio è fonte di civiltà. Quando gli uomini pensano al proprio interesse, trattano tra loro i loro interessi, non pensano più a sbranarsi l'un l'altro per la verità religiosa. Era un'idea in cui si erano cullati in tanti, e da Montesquieu a Voltaire, che fa questo genere di osservazioni entrando alla Borsa di Londra, finché poi ci si renderà conto che si fanno guerre anche per motivi di commercio, come dice Gallè, lo spirito di controversia, qui dice che non ci leggo tanto bene a studiare, comunque dice che qui non c'è l'accanimento del fanatismo religioso, perché tutti vivono l'uno accanto all'altro in armonia, il cattolico, il maomettano, il settario di Ali, l'israelita, il greco, lo scismatico, l'anglicano, il luterano, il calvinista, l'idolatra, vivono nell'unione più perfetta, occupati particolarmente dei loro culti rispettivi. E sono tutti fratelli per le speculazioni interessanti di commercio. Così che ci sono. Ci vedo, grazie. Così ci sono pochi paesi che siano più fiorenti, come insomma Livorno. Insomma, come vedete, questa idea del Livorno, capitale della tolleranza, era presente anche allora. Poi però Gabriele la questa è poesia. Non c'è più, sì, grazie. Sì, non c'è più. Gabriel ebbe modo di ricredersi, perché lui rimase a Livorno, la corte napoletana se ne tornò a Napoli, vi risparmio la lettura dei festeggiamenti della corte napoletana, e si rese conto che in realtà questa città non andava proprio tutto così bene. E non era vero che i sudditi di Pietro Leopoldo gli fossero così affezionati. In realtà queste riforme che aveva voluto il Granduca, ispirandosi alle dottrine illuministe, avevano messo sotto tensione la società toscana, perché era andata a colpire le abitudini, gli interessi. Erano politiche di forte modernizzazione, naturalmente nel senso di una società individualista, di un'economia capitalista, di forte accelerazione, ma di fatto una modernizzazione pilotata dall'alto, senza una grande partecipazione dei toscani, soprattutto dei toscani dei ceti più umili. E infatti era soprattutto Pupulino che era molto arrabbiato con Pietro Leopoldo, era arrabbiato per la politica, del popolino diciamo di città, era arrabbiato per la politica,
cosiddetta frumentaria, la liberalizzazione del commercio dei grani. Fino prima delle riforme c'erano degli istituti pubblici che si preoccupavano di garantire il prezzo del pane stabile, fare in modo che non ci fossero alterazioni del prezzo. E invece Pietro Leopoldo volle che il commercio dei grani fosse libero e che il prezzo potesse oscillare, perché i fisiocratici avevano detto che tutto questo tornava in vantaggio, perché se secondava l'interesse dei proprietari, questi erano spinti ad investire e quindi le rese agricole sarebbero cresciute e conseguentemente sarebbero cresciute anche le remunerazioni del lavoro. Ma non fu così. In realtà il prezzo del pane salì, ma i salari rimasero bassi. E quindi il popolino cominciò a rimpiangere il tempo dell'abbondanza, della grascia, cioè di quelle istituzioni pubbliche che dovevano fare in modo che il prezzo del pane fosse stabile, accessibile. C'erano anche lì, era un sistema, diciamo, subito che avvantaggiava la città contro la campagna, a parte le spese, erano i lavoratori del sette. Ma comunque c'era una forte ostilità per questo, c'era una forte ostilità per le riforme di tipo, anche per le riforme di tipo penale. Sì, si apprezzava la moderazione delle pene, però le riforme penali avevano un'altra faccia di cui non si parla mai. E Pietro Leopoldo era sì disposto a abolire la pena di morte, però bisognava che, abolendo queste pene che si pensava dovessero avere un effetto deterrente e non ce l'avevano mai, bisognava rafforzare la capacità ispettiva della polizia. E quindi i toscani si trovarono cominciarono a sentire un po' troppo asfissiante la presenza degli spiriti del Vangelo, che volevano sapere tutto, volevano sapere che entravano in casa, perché il principio era prevenire meglio che punire. Quindi cerchiamo, e questo significava anche moralizzare il popolo. Ecco ancora l'importanza del teatro: bisognava elevare civilmente il popolo. E quindi c'era grandi problemi, e c'erano anche grandi problemi nel centro dei mercanti livornesi, perché questa liberalizzazione del mercato dei grani aveva soddisfatto i proprietari terrieri, i produttori, ma aveva lasciato un po' con l'amaro in bocca i mercanti, che invece erano da sempre stati abituati nell'epoca precedente a godere delle protezioni politiche del governo, sia con i medici sia con Francesco Segmentarella. Mentre Gabriella Livorno esce questa commedia, che è una commedia di Lessing. E Gabriele si rende conto che anche i rapporti interreligiosi non sono poi così idilliaci. Questa è una commedia non molto famosa di Lessing. La più famosa di Lessing, che riguarda la questione ebraica, è nata nel saggio, che è stata pubblicata in tedesco negli anni 70. Questa è una commedia della fine degli anni del 49, 1749, però la comunità ebraica di Livorno avverte l'esigenza di farla tradurre per poterla dare alle scene. Lessing, forse lo sapete, è uno dei massimi esponenti dell'illuminismo tedesco, teorico del teatro, l'autore della drammaturgia di Amburgo, una nuova concezione del teatro con finalità appunto educative, ed era un massone. Ed era favorevole, decisamente favorevole all'emancipazione del popolo ebraico,
che specialmente nel contesto tedesco, che Lessing conosceva meglio, era ferocemente discriminato, molto più ferocemente discriminato di quanto non lo fosse nell'Italia cattolica, anche se le cose cominciavano a cambiare anche in Germania. Era iniziato un grande dibattito, favorito anche dalla diffusione della cultura illuminista, e c'era stato anche chi aveva proposto che gli ebrei dovessero essere trattati alla pari degli altri. Le obiezioni riguardavano la preparazione, diciamo, morale degli ebrei ad assumere funzioni pubbliche, a vivere, a entrare a far parte della vita pubblica con gli altri. Perché si diceva gli ebrei appartengono a una popolazione oscurantista, non è capace di entrare nella modernità, è attaccata alle sue tradizioni, alle sue superstizioni. E quindi il dibattito, diciamo così, semplificando, si polarizzava su queste due posizioni. C'era chi diceva sì, gli ebrei vanno emancipati, però bisogna emanciparli con grado, a poco, un po' come presa a poco adesso quelli che dicono che ai migranti prima bisogna insegnare l'italiano allo stesso modo. Gli ebrei vanno educati a poco e poi emancipati. E poi c'erano anche quelli che dicevano no, la condizione di degrado in cui si trovano gli ebrei è dovuta alla discriminazione politica e sociale, basta togliere la discriminazione e vedrete che gli ebrei evolveranno e sposeranno la comune civiltà laica illuminista. Questo era il dibattito. E naturalmente Lessing interviene precocemente facendo questa commedia in cui mostra per la prima volta un'apparizione stranissima che non era mai apparsa sul teatro, un ebreo virtuoso, perché tutte le immagini dell'ebreo che apparivano su una l'ebreo usuraio che ti faceva, oppure era un ebreo dei tempi di Mosè, ma i tempi di Mosè non rappresentava un esempio, normalmente l'ebreo era, e invece questo è l'ebreo virtuoso. No. Questo? Grazie. Non voleva, si poteva questa commedia già rappresentare a Livorno in francese, ma gli ebrei vollero che fosse tradotta in italiano, chiamarono Luigi Migliaresi, che c'era una libreria in centro, era anche un intellettuale, e ci pensò lui a fare una traduzione in italiano, perché il proposito non era rivolgersi all'elite, bisognava rivolgersi al popolo che frequentava il teatro, perché ecco cosa aveva di speciale il teatro, parlava a tutti, era il pulpito moderno. E Gabriel è interessante perché con queste due commedie, sono due commedie che entrano nel merito del dibattito sull'emancipazione per come si svolse a Livorno. Cerco di essere molto sintetico. In questa commediola, scritta in francese questa in realtà, e quindi si rivolge ai ceti più acculturati, si fa una recensione dell'altra commedia di Lessing, mettendo in scena due ebrei che discutono ad un caffè. È una commedia spassosissima, fa morire da ridere, quello lo dico subito. Ma la cosa che emerge è che la comunità ebraica al suo interno era divisa sulle opzioni di emancipazione, cioè perché naturalmente entrare a far parte della società, diciamo della maggioranza, su una base di parità, cioè la cittadinanza in sostanza, significava poi abbandonare per alcuni dei personaggi più eminenti della comunità alcune posizioni di potere
che invece preoccupazioni che i giovani non avevano, per esempio. Un'altra come Viola, bisogna correre qui perché sennò non si finisce, un'altra come Viola molto interessante, questa qua, gli schiavi di Guarnese e d'Algeri, entra ancora nel dibattito sull'emancipazione degli ebrei e ricorda anche una questione molto scottante allora, che sembrava avviata a chiudersi, quello del traffico degli schiavi nel Mediterraneo, a cui avevano preso parte attiva naturalmente gli ebrei, ma in realtà tutti gli guarnesi. È inutile che vi ricordi qual è la statua emblema di Livorno, no? Ah, no. Questa è di San Ferdinando. Com'è? Quella dietro era di San Ferdinando con gli schiavi. Sì, sì, esattamente, sì, perché a San Ferdinando, che è qua, era bellissima, bellissima. E come vedete, sono un europeo e un africano. Lo vedete? Sì, sì. Ecco, è anche per questo che è bellissima, perché l'opera di carità svolta dall'ordine dei trinitari che avevano. Qui andiamo avanti, diciamo, non sappiamo se queste commediole sono mai state rappresentate. Probabilmente sì, perché al di là del nuovo teatro, la scena livornese era piuttosto vivace. E nonostante i propositi censori di Pietro Leopoldo, guardate un po', queste sono le richieste per poter mettere in scena degli spettacoli. Quattro compagnie filodrammatiche in contemporanea a Carnevale, in quell'anno, vogliono rappresentare il filosofo pazzo e la pastorella, insomma sono, ora non ce l'ho più, il Molière giovane, l'attore prediletto è Goldoni e la base Chiari, e considerato quanta gente che faceva l'attore da dilettante, è possibile che anche queste commedie siano state lasciate. Insomma, sono due anni di gran fermento, si discute sulla possibilità di emancipare gli ebrei, e anche perché c'è stata una grande riforma, la riforma della comunità, che è stata però contrastata. Pietro Leopoldo, in quest'ottica di modernizzazione della società, qualche anno prima aveva fatto le riforme dell'istituzione municipale, cambiando il criterio di reclutamento del personale politico. Prima si estraevano da delle borse gli esponenti delle famiglie che potevano accampare dei meriti pregressi, nobili, cioè personaggi scelti sulla base dello status sociale. Cioè, una legge che discriminava le persone e diceva questo è meritevole, è nobile, quell'altro no. Quindi, sulla base dello status. Invece, Pietro Leopoldo voleva che fossero i proprietari a governare le città e le comunità. E quindi non era molto importante su cui avevi tanti antenati. Dovevi avere le saccocce piene, dimostrare di pagare bel po' di tasse, però c'è un però a Livorno. E beh, ma se facciamo così? Gli ebrei ce l'hanno sempre. Allora ci fu subito uno scalmazzo, perché i cristiani non li volevano gli ebrei. E la mediazione fu che gli ebrei, invece di eleggere i loro rappresentanti in comune, mandavano il loro ambasciatore. Non erano rappresentati in base al censo come gli altri, ma c'era un rappresentante della corporazione ebraica. Era come se fosse uno Stato nello Stato,
e gli ebrei che avevano, secondo Gianluca, diritto ad essere rappresentati in comune, non fosse altro per le proprietà immobiliari che avevano, dovevano mandare. Vedete che il principio anche il principio della rappresentanza del censo poneva dei problemi alla maggioranza. Però questo è un periodo in cui si può discutere di queste cose, dell'emancipazione, della modernizzazione della società. Modernizzazione della società che secondo che per Pietro Leopoldo doveva passare anche dalla riforma ecclesiastica. L'ho già accennato, bisognava che la Chiesa si rendesse più autonoma da Roma. Ed era questo uno degli aspetti più problematici per la parte, diciamo, più retriva e reazionaria della società. Per farla corta, lo scontro decisivo fu nel 1787 all'assemblea dei vescovi toscani. Si confrontarono due partiti e fu uno scontro che cambiò decisamente il clima politico, perché il partito giansenista, quello che voleva rinnovare, il cui interesse era quello di mantenere un controllo regalista sulla Chiesa toscana, si trovò in minoranza di fronte al partito romano. Scipione De Ricci, che era il vescovo di Prato Pistoia, fu sconfitto e tutta la società, gli oppositori al Granduca, a quel punto si sentirono più forti e passarono al contrattacco. È qui che inizia l'ondata di reazione in Toscana e che porta alla rivolta di Santa Giulia, alle rivolte che ci saranno successivamente. È la società che, posta sotto lo stress della modernizzazione, reagisce in maniera organica ed è strumentalizzata ovviamente dagli esponenti, diciamo così, dei poteri tradizionali che si vedono minacciati, a cominciare dal potere clericale. Dopo 1787 sarà difficile poter parlare di emancipazione. Quelle commedie che abbiamo visto, se hanno avuto la possibilità di essere rappresentate, l'ebbero prima dell'assemblea dei vescovi, dopo tirano a Butaria e si pone un problema concreto, perché il Bicchierai non ne può più di gestire il teatro, lo vuole vendere, è anziano, vuole ritirarsi e trova un compratore che è il suo impresario è interessato, lo comprerebbe, si chiama Andrea Campiti, è un grande impresario teatrale, è anche l'impresario della Pergola di Firenze, in origine era uno che faceva gioielliere sul Ponte Vecchio a Firenze e poi gli prese la passione del teatro e quindi Michele vende, però Campiti non ha i soldi e allora verso un anticipo e sottoscrive un'obbligazione. Ti pagherò il resto a rate, tu mantieni la tua riserva di dominio, nel caso non pago, rientri. Succede però che Campigli muore il Bicchierai, evidentemente il Bicchierai era anziano, muore dopo poco, ma muore anche Campigli e gli eredi non si trovano d'accordo. Il figlio del Campigli non ne vuole sapere dell'impegno assunto dal padre e anzi minaccia di portare in tribunale il contratto, vuole indietro i soldi perché i due non avevano pagato le tasse. E allora parte l'operazione salvataggio, di cui non è promotore il Bertola, come avevamo
letto prima, ma Filippo Berti, il marchese che anche lui un mecenate del teatro, vedete che gli è stato dedicato la collezione di tragedie e commedie scelte di Tommaso Masi, dell'editore livornese Tommaso Masi. E non solo è un mecenate teatro, fa parte di un clan politicamente reazionario clericale che ha più di un interesse nel teatro, perché è cognato di Giovanni Caverra, famoso librettista pazzo, che aveva pensato di poter sostituire Metastabio alla corte imperiale a Vienna. Era stato a Napoli, era fatto. Insomma, personaggio singolare su cui non voglio entrare perché ci sarebbe da parlare una più. Comunque, però che cosa accade? Accade che il progetto di Bert è facciamo una società per azioni. I maggiorenti sottoscrivono 100 pezze, 36 parti, in questa maniera liquidiamo il vecchio proprietario e subentriamo noi nella proprietà del teatro. L'ipotesi è già ora di fare un'accademia, ma non è così chiaro. Naturalmente queste proposte girano tra gli amici e gli amici di Filippo Bert fanno tutti parte, diciamo, del partito nero anti-Leopoldino. Tanti sottoscrivono per compiacenza e si tirano indietro, così vengono meno i sottoscrittori. Sembra che la proposta abbia fatto fallimento. Il Campiglia vuole soldi per salvare l'iniziativa, ci vuole il Bertolla, solo il Bertolla ha la forza per sostenere tutta questa cosa. E il Bertolla sborsa il denaro. Io ti do il denaro, ma è chiaro che non è un versamento a fondo perduto, le rivolgo tutti. E chi è Bertolla? Il Bertolla, appunto, l'ovvio ricco di Livorno, una di queste ricchezze leggendarie in cui non si capisce l'origine. Perché tanti se lo ricordano che faceva il pesciaiolo al mercato e poi tutto a un tratto era padrone di mezzo Livorno. Come era stato possibile? Si raccontava che all'origine c'era stata una vincita al lotto, un terno, e poi con quel denaro si era messa a fare il contrabbando con Marsiglia e poi il commercio con l'Inghilterra. Insomma, in conclusione, negli anni '80, quando Pietro Leopoldo ha cominciato a privatizzare tutti i beni delle confraternite laicali, facendo arrabbiare tutta la gente povera, lui approfitta di questa privatizzazione e diventa l'immobiliarista più importante. Ci sono anche altre leggende che dicono che quando hanno soppresso la Compagnia di Gesù a Livorno, i gesuiti gli hanno consegnato il tesoretto della compagnia, ma questo insomma è misterioso. Però Bertolla c'ha i soldi e salva l'impresa. Gli ebrei che fanno? Restano lì a vedere. Gli ebrei possiedono un quarto del teatro, dei parti del teatro. Non ci stanno a essere esclusi, anche loro vogliono dire il lavoro. Al tempo del Bicchierai, gli ebrei erano dei consiglieri del Bicchierai che gestiva la politica culturale e teatrale. Erano due consiglieri del Bicchierai, Jacob Adib, che era stato anche rappresentante della comunità ebraica in municipio, e Gaspero Chiesa, che era il padrone del cantiere navale. Erano loro due che mediavano e suggerivano al Bicchierai quello che si doveva fare. Era una situazione un po', diciamo così, monocratica intorno a una gestione paternalista da parte del Bicchierai che coinvolgeva tutti, senza fare distinzioni. Invece adesso questi che volevano appropriarsi del teatro li volevano tenere fuori perché le azioni non gliel'hanno fatte vedere. Però che accade? Accade che
un po' di quelli che non sono più scritto non ci stanno più, sono disposti a prendere. E Jacopo Aglieri dice, ah sì, vieni, vieni. E quindi di nascosto comprano due azioni. Comprano le azioni della loro famiglia, Jacopo Aglieri era la famiglia originaria di Tetuan, ed era particolarmente impegnata nella manifattura del corallo e nel commercio del corallo. Sappiamo com'era importante il corallo, soprattutto nel commercio di lunga distanza con l'India. E l'altra famiglia, è la famiglia Budaram, famiglia anche questa africana che ha un centro ramificato tra Alessandria d'Egitto, Livorno, Civitella e Londra, e facevano commercio soprattutto di generi egiziani, le piume per i cappelli, ricchi anche loro, molto ricchi. Quindi comprano queste azioni, però quando si sa che gli ebrei hanno comprato le azioni, e diciamo gli altri accademici fanno una riunione separata e decidono che questi non possono entrare a far parte dell'accademia, devono rimanere fuori. E allora si inventano un articolo degli statuti dell'accademia, che ancora non esiste, che accorda alla maggioranza degli accademici un diritto di prelazione sulle azioni. Voi non potevate comprare quelle azioni, perché dovevate avere il nostro permesso. Le avete comprate, noi le prendiamo in carico, e vi diamo soldi, ma voi nell'accademia non c'entrate. Naturalmente questo è oltraggioso per gli ebrei. Come? Cosa hanno i miei soldi che non vanno bene? Sono soldi guadagnati. È il contrasto interessantissimo, no? Fra la logica del contratto e la logica dello status, fra il denaro e la posizione cettuale. Quindi fanno reclamo al Granduca, ma questo reclamo sostenuti da tutta la comunità ebraica, con i massari dietro, che dicono questo è un oltraggio, loro hanno diritto come gli altri di far parte dell'accademia. Ma il Granduca ha altro da pensare. È morto il fratello Giuseppe e adesso sta a lui e sostituirlo sul trono imperiale. E c'è una gran confusione in Francia che non si può immaginare. E in Belgio i sudditi belgi dell'imperatore si sono ribellati. E figuriamoci se avevano da pensare al teatro di Livorno, che bello di Livorno. Qui sono ancora ragazzini, 1769 a Roma, come si vede, piazza San Pietro, sono tutte e due a Roma per condizionare il conclave da cui uscirà Clemente XIII. Lui, Pietro Leopoldo, il più giovane, Giuseppe, il maggiore, tutti e due figli di Maria Teresa. Dunque questa supplica rimane senza risposta, le proteste ufficiali, e questo è l'aspetto più interessante. Vi dicevo, e con questo poi, vi dicevo che questa era una società in sofferenza, perché era stata investita da processi di riforma a cui non era abituata. Erano state le riforme di tipo economico, le riforme ecclesiastiche, che avevano avuto l'effetto appunto di abolire tutte le confraternite. Le confraternite non erano soltanto un posto dove si andava a pregare, era anche un posto dove si aveva luogo la socialità popolare. Ci si dava una mano l'un l'altro, certamente non erano dei posti, insomma, in cui uno si evolveva culturalmente, perché erano dominati da bigotti, però era qualcosa che... E poi, insomma, una società
che era in sofferenza. E quando Pietro Leopoldo partì dalla Toscana, quando il padrone lasciò casa vuota, i figli di questo buon padre fecero casamicciola, perché cominciarono a ribellarsi, e si ribellarono prendendo spunto a, esattamente attaccando le riforme ecclesiastiche. Erano state abolite le confraternite, bene, anche quella di Santa Giulia, e le reliquie della Santa erano state portate in Duomo e a condurre il culto Antonino Baldovinetti, un amichetto di Scipione De Ricci, uno del partito che aveva perso, se ne doveva andare. E poi c'era il problema appunto del prezzo del pane. Noi vogliamo l'abbondanza, la grascia, vogliamo il prezzo controllato dei centri alimentari. E poi c'era il problema del porto, perché la privativa dei bergamaschi, di cui si diceva all'inizio, impediva il libero accesso al lavoro in banchina. Quindi, rivolta, il popolo vuole rimettere tutto in ordine. La rivolta parte con la richiesta di riportare ma forse questo lo sapete, no? Le reliquie della Santa nel suo luogo, cioè nella cappella della confraternita, che era diventato un magazzino, e poi tutto deve ritornare al suo posto, perché tutti questi beni delle confraternite erano stati venduti, alienati. E poi corre voce che alcuni stipiti dell'entrata della confraternita Sant'Anna sono stati comprati dal rabbino per abbellire la sinagoga. Allora tutto il popolo veneziano va dalle parti della sinagoga, vuole indietro i marmi. Fino allora tutto era andato più o meno senza grandi problemi, perché di fronte alla folla tu scrivono le porte, cosa scelti? La statua della Madonna, ecco, la tieni. Ma gli ebrei, vedendo tutta questa folla, cominciarono a tirare sassate dalla finestra e cominciò a esserci lo scontro. E allora il governatore, anzi il sostituto, perché il governatore non c'era, l'auditore Pirallini mandò la truppa, e gli successe naturalmente quello che doveva succedere. I soldati cercarono di dividere la folla, invece un soldato rimase isolato, ebbe paura, tirò delle fucilate e uccise tre popolani. A quel punto il caos. Si riuscì a trovare un accordo politico lì in piazza, perché c'era un tenente dei dragoni che era livornese e c'era poi il capo dei facchini, dei portuali di Venezia, e si misero d'accordo: cerchiamo di evitare di fare casamicciola. Lì i facchini, i portuali, riuscirono a ottenere la promessa del libero accesso in porto per lavorare, che gli fu poi subito negata appena le autorità costituite ripresero il controllo dell'ordine pubblico. Si rimangiarono subito quello che avevano promesso, però a quel momento si misero d'accordo, furono fatte grande cerimonia di pace con gli ebrei, e sembrava che, e furono ancora, il popolo di Livorno fu incoraggiato a fare le proprie richieste: grascia, rivogliamo le nostre confraternite, vogliamo il lavoro in porto. Tutto questo è quello che avviene per strada. Però c'è anche una trattativa che avviene a un livello un pochino più alto, perché mentre popolani, cristiani, ebrei si prendono a sassate, gli ebrei danarosi, che hanno paurissima in quel momento, scrivono ai danarosi cristiani e dicono: cosa possiamo fare noi per rimediare a questa situazione, per favorire la riconciliazione, l'armonia? E scrivono all'avvocato Michon, che era rappresentante un po', sapevano che era rappresentante del partito più
più duro, il braccio destro lo inverte. E Michonne gli dice, sapete cosa potete fare voi? Smette di rompere le scatole con il teatro e accettare i soldi. E le va di ritorno, certamente non glielo dice così, glielo dice in maniera garbata, come si addice dalle persone garbate. E quindi tutta questa vicenda si conclude nel giorno del tumulto, e nel giorno del tumulto gli ebrei furono estromessi e cercarono, furono pubblicati capitoli del teatro degli avvallati, che naturalmente io ho scritto fuori gli ebrei, questo è l'articolo 1 non scritto, non c'è scritto fuori gli ebrei, ma è chiaro che quello era il proposito numero 1. Si forma un'accademia, si forma un'accademia. Si forma un'accademia a Lviv e a Budapest, tornano a lamentarsi. Il Granduca, il nuovo, e tornano a lamentarsi quando per quello mondo sono a Firenze, perché deve insegnare il figlio come Granduca, e dice, ma magari stavolta ci presta ascolto. Né Pietro Leopoldo né Ferdinando vogliono occuparsene, delegano l'obitore del governo, e qua l'obitore del governo gli spiega che il possesso di un'azione accademica, di un titolo accademico, comporta due diritti distinti. Un diritto patrimoniale, come azione di una società economica, un diritto patrimoniale, ma anche un diritto onorifico. È per questo che le accademie si riservano il diritto di approvare l'associazione dei futuri soci, perché altrimenti chiunque può entrare in un'accademia, persino, per carità, nessuno vuol dire che gli ebrei sono gente civile, sono gente molto, però insomma c'è un problema. Pensate voi se fossero associati gli ebrei, il titolo accademico comporta anche degli obblighi, per esempio quello di deputato di ispezione. Deputato di ispezione significa andarsi in giro in platea quando ci sono gli spettacoli a calmare gli esercitati. Cosa succederebbe se fosse un ebreo? Il popolino, lo sappiamo, è pieno di pregiudizi, noi no, il popolino è pieno di pregiudizi, potrebbero succedere incidenti davvero, davvero. E così la partita si chiuse. La partita si chiuse. La cosa interessante è che per inaugurare il nuovo corso, il teatro degli avvallati, qui non si vede più niente. Fantastico, si è deteriorato, ho detto troppo lucido. Fu messo in scena un'opera seria che si chiamava La morte e discesa. All'inizio, al tempo del Bicchierai, l'opera seria era l'Adriano Insigne, l'imperatore più virtuoso che c'era. Invece, per iniziare il nuovo corso, si mette in scena La morte di un despota, di un tiranno. Non so perché, ma ho l'impressione che questo tiranno in questo momento stesse a Vienna. Allora, per concludere, è stato lunghino? Sì, davvero? Allora, questo è quello che si può ricostruire sulla base delle carte. Sì, questa è una foto del 1950, quello che era rimasto del teatro della Vallorati. C'erano le colonne di marmo. Sì, sì, è bellissima però questa foto, con la neve.
Non lo so, io l'ho trovato su internet, c'era scritto che era 1950. Allora, per chiusare, per concludere, questo è quello che ho potuto ricostruire e che però è confermato anche dalle memorie di Francesco Maria Gianni. Francesco Maria Gianni era che poi collaborò con i francesi nel breve periodo di occupazione delle truppe francesi, dovette andare in esilio. Lui era una testa pensante, è grazie a Gianni che noi sappiamo quali erano i progetti, diciamo, costituzionali per Leopoldo, perché lui era, diciamo, il principale consigliere. E Maria Gianni scrive, probabilmente sono appunti del 1791, e riconosce che sì, è vero, la plebe livornese è piuttosto volubile, ed è disposta, dice lui, a rispettare la nazione ebraica fin tanto che il governo e i suoi ministri avessero mostrato di tenerla in considerazione ugualmente che le altre nazioni. Da fonti della comunità ebraica, invece, aveva saputo Gianni che il ministro, cioè le autorità locali, durante la disputa intorno al teatro, gli esponenti locali del governo erano venuti meno al loro dovere di imparzialità, facendo trasparire, dice lui, pochi e piccoli segni di disprezzo e di avversione, quanto bastava a seminare disprezzo e avversione tra il popolo e a spingere la plebe fino agli eccessi. Stando a quel che gli avevano riferito, qualche mercante o signore di Livorno, incoraggiato dal contegno dei pubblici funzionari, avrebbe parlato della nazione ebraica in sensi di disprezzo con i suoi facchini, navicellari e simili, ai quali si pareggia in familiarità in quelle ore della mattina che con costoro i livornesi non si danno l'aria, né di signori né di diritti. Quando c'è da scaricare una nave, si va sul molo, il grande mercante dice: ah, come sta, c'è da scaricare? La sera, andato a teatro, si tiene le distanze ovviamente. Però la mattina e simili malevole intimazioni sarebbero continuate fino al giorno del tumulto popolare, perché con motti appellanti al teatro si diceva: ora si terranno a dovere, ora si vedrà se si può avere un teatro senza di loro, ora si rimetteranno in ghetto e si leveranno dalla società delle persone di garbo, e simili detti che nella plebe fanno impressione, pronunziati dalla lingua di quelli che essa riguarda come fonti dei suoi guadagni e gli autori della sua sussistenza. Insomma, pare proprio che questa gente di garbo che si era dato tanto da fare per riportare la pace, l'armonia, dopo che era scoppiato il tumulto, in realtà in precedenza si era dato un grande affare per farlo scoppiare. Vi ringrazio. Grazie a voi per il silenzio, il rispetto, perché non si vede questa conferenza. Se c'è qualcuno che può porre qualche questione, in breve si può fare, perché si può fare.